Quindi Emanuele, qualora io entri nel tuo studio e ti chieda sono seduto correttamente? Devo correggere qualcosa nel mio modo di star seduto? Tu che cosa mi risponderesti? Io ti rispondo che sei già seduto nella maniera corretta. La posizione in cui tu ti sei seduto è già quella perfetta. Faccio un esempio. Io sono seduto in una certa posizione, tu sei seduto in un'altra. Qual è quella corretta? Tutte e due sono corrette, perché sono giusta per me, perché io mi sono seduto in questa posizione per fare qualcosa, per parlare con te, per leggere, per fare qualcosa. Devo riuscire da seduto a fare qualcosa. Se facendo questa lettura sono comodo in questa posizione, magari dovendo girarmi da questa parte devo cambiare la mia posizione dello spazio. E quindi la posizione precedente in cui ero seduto non è più corretta. Mi serve qualcos'altro. Non esiste la postura ideale. Esiste l'equilibrio che ho trovato in quella determinata situazione, e questo equilibrio è mediato da quattro leggi fondamentali che il mio corpo segue pedissequamente dal momento in cui nasco al momento in cui concluderò la mia vita. Queste quattro leggi, di cui la più importante è la legge del non dolore, devo sentire meno dolore possibile. Devo soddisfare i miei bisogni, la seconda legge. La terza legge è quella di fare tutto quello che ho fatto prima in economicità, spendendo meno energia possibile. La quarta legge è quella di mantenere uno sguardo orizzontale. Sono un pochettino ostiche da capire. Facciamo un esempio. Immagina di essere seduto a 5 metri di distanza da questa scrivania. Sì. Questa scrivania, su questa scrivania sono appoggiato quello che ti fa più piacere, il cibo, che ti piace di più, la lettura che ti piace, qualcosa che ti attrae fortemente verso questa scrivania. Immagina purtroppo di avere anche una gamba rotta. Se hai una gamba rotta e devi comunque raggiungere questa scrivania con quello che più ti piace, immagina come la raggiungi questa scrivania. Correndo più non posso? No, cercherò di non sentire dolore quantomeno. E stare attento a quella gamba rotta, trovare il modo di zoppicare e portarti verso questo bisogno che hai. Sempre. Questa regola vige sempre, sentire il meno dolore possibile, che non vuol dire non sentire dolore, ma vuol dire sentirlo il meno possibile. Quindi, prima stai attento alla gamba rotta, poi raggiungi e soddisfi il tuo bisogno, zoppicando molto probabilmente, e cerchi di farlo in economicità. Per non sentire dolore puoi anche trascinarti sui gomiti quei 5 metri, ma sicuramente se riesci a stare in piedi, riesci a zoppicare, a raggiungere questo bisogno, sicuramente stare in piedi zoppicando è più economico rispetto che trascinarti sui gomiti. Assolutamente sì. Okay? Questo significa che le quattro leggi che segue il tuo organismo per stare su questa terra devono essere sempre comunque rispettate. La prima è sentire il meno dolore possibile. Io in questo momento sono seduto, ma rispetto sempre le quattro leggi fondamentali.